Siamo con Mister Capuano, insomma, un lunedì particolare. Oggi alla ripresa degli allenamenti c'era De Marchi, quindi questa è una buona notizia. Arriva un centravanti, un attaccante, una punta centrale dal Padova, un giocatore importante di categoria anche di più. Però non c'erano Antonini e Romano. Ecco, qual è il tuo stato d'animo in questo momento? Ma intanto buonasera, sento tante notizie, quindi in questo momento mi svesto dall'allenatore e parlo da responsabile dell'area tecnica. Allora, l'intento del Taranto è quello di rafforzarsi, su questo non c'è ombra di dubbio, penso che lo stiamo dimostrando. Io sono una persona schietta, sincera e come mi prendo io la responsabilità quando parlo, la debbono avere anche gli altri, tutti, tutti. Battere il cuore su questo scudetto è una cosa importante e poi bisogna trasformarlo con i fatti. Allora, l'intento del Taranto Calcio, come ho detto più volte, è quello di rafforzarsi. Per noi i giocatori sono incedibili, su questo non c'è ombra di dubbio. Se poi i giocatori ti chiedono di andare via per forza, allora la mia filosofia è quella di non trattenere nessuno. Perché ripeto sempre, a prescindere Taranto, e lo ridico per l'ennesima volta, giocare a Taranto deve essere un desiderio di tanti e un privilegio per pochi, sia per i giocatori, sia per i dirigenti e sia per l'allenatore. Io ho sempre detto che noi non avremmo voluto che nessuno andasse via e lo ribadisco con fermezza in questo momento, perché poi speculare su vendite che noi vogliamo fare o plusvalenze e quando di più errato possa esserci e sfido chiunque a smentirmi con dati di fatto in questo momento. Se poi io personalmente col mio staff riesco a rivalutare ogni anno giocatori che ce li chiedono tutti, questo è un motivo di grande orgoglio. La nostra classifica in questo momento è una classifica impensabile all'inizio. Se qualcuno pensa che noi ci vogliamo indebolire, il Taranto vuol dire che è degno dal manicomio di Montelupo Fiorentino. E allora bisogna dire le verità. Noi non vogliamo cedere nessuno, o meglio, coloro i quali riteniamo al centro del progetto non li vogliamo cedere. Ma come mi assumo io la responsabilità di dire le verità, la debbono dire anche gli altri. Non so se noi abbiamo dimostrato che oggi è arrivato De Marchi. Domani arriverà un altro giocatore e penso che nella giornata di domani annunceremo un altro giocatore fortissimo per quanto concerne le mie idee. Quindi questa cosa di voler dar via i pezzi pregiati non esiste. Domandate a chi in questo momento cerca di andare via da Taranto. Voglio dire, io i giocatori li voglio bene tutti. Qua parlate tutti di Antonini. Se Antonini viene da me e mi dice che lui non vuole andare via da Taranto e noi lo mandiamo via, io mi dimetto da Taranto. Sto facendo una dichiarazione fortissima. Antonini chiede a più riprese di andare via. Io lo capisco pure perché vuole andare in categoria superiore, vuole cementarsi con la B, però non bisogna addossare le responsabilità ad una società che ha fatto e sta facendo grandi sacrifici. Se altri giocatori si svegliano la mattina e chiedono di andare via per un motivo o per un altro che io in questo momento non posso dire, ma noi che c'entriamo? Sicuramente io non tratterrò nessuno, caro Gianni. Noi stiamo facendo un capolavoro. Chi vuole indossare questa maglia deve essere convinto, degno di poterla fare. Io vado sotto la curva e faccio così e lo posso fare. Lo posso fare perché il 15 di dicembre ho detto a una delle società più forti delle 90, penso che stai scherzando, quindi l'ho dimostrato con i fatti. Io capisco che è un lavoro e ringrazierò sempre tutti. Cianci è venuto e mi ha chiesto di andare via e io l'ho lasciato andare via. Parlo io, plurale maiestatis società. Ma che qualcuno pensi che noi vogliamo dar via qualche pezzo pregiato e degno della stanza del manicomio di Montelupo Fiorentino. Quindi che dicono le verità, perché io in questo momento mi sto comportando da padre di famiglia, con calma, con tranquillità, anche un poco arrabbiato, leggermente arrabbiato, perché io ho fatto tanto, li ho trattati tutti come figli. E
e se ogni anno riesco a migliorare un parco giocatori vuol dire che sono anche bravo, scusa che lo dico, no? Io ho fatto sacrifici e loro lo sanno bene, ma nessuno può speculare che noi vogliamo dare via dei giocatori. Se Antonini viene da me, Ezio Capuano, o da Massimo Giove, e dice io non mi voglio muovere da TAR, io do la parola d'onore all'Italia calcistica che se Antonini viene, io mi dimetto dal Taranto, come Antonini viene ceduto. Ma non è così. Io lo capisco pure. Oggi non si è allenato, non aveva l'aspetto forse mentale, io lo capisco pure, però ognuno deve dire le verità. Romano non lo so, e mi fermo qui, perché sono troppo buono. Il percorso del Taranto senza Antonini e Romano, quali obiettivi ha adesso? Ma io mi auguro che il percorso sia con Antonini e Romano. Muore un Papa, si continua a giocare. Perdiamo due giocatori importanti, sicuramente non ci faremo trovare impreparati. Cosa posso dire? Voi sapete la stima che io provo per Antonini. Sono arrivato a dire se avessi una figlia femmina gliela farei sposare. Però poi bisogna dire le verità. Il fatto di dire che Giove lo vuole vendere a me mi girano i coglioni. Perché non è così. Sto dicendo in euro mondiale, va dappertutto, se Antonini viene da Capuano, nemmeno dal Presidente, e dire io voglio rimanere a Taranto, a me, e il Taranto lo vende, io mi dimetto. Ma bisogna avere la forza nella vita di prendersi le responsabilità. Non è giusto quello che sento. Non è giusto nella maniera più assoluta, ma scusate, noi stiamo facendo un capolavoro. Lascia perdere che la classifica in questo momento non va, ma io vedo che siamo a un punto dalla seconda. Facendo un capolavoro noi ci vogliamo indebolire, ma siete malati di mente tutti? Decidono di andare via, prenderemo sostituti, magari non importanti come loro, ma cercheremo di prenderli. Sicuramente non saremo fermi. Intanto domani arriva Miceli, sì. Ormai è già fatto l'accordo, sì, con il calciatore, con la società di appartenenza alla Turris, sì. E poi quest'altro calciatore, che ruolo, quell'altro che è annunciato, chi è e che ruolo ha? Miceli arriva domani, sì, se qualcuno decide di andare via dobbiamo rimpiazzare, siamo il Taranto, io sono garante di un popolo e Massimo Giove sta facendo sacrifici illimitati, non posso stare fermo, nessuno può capire che, nessuno può pensare che sono un incapace, no? Penso di averlo dimostrato, quindi è normale, va via un giocatore e dobbiamo essere pronti per prenderne un altro, chi arriverà dovrà avere la stessa voglia, la stessa abnegazione, la stessa di chi è rimasto con noi, ma senza fare nessuna polemica, io capisco tutti, li voglio bene a tutti, li ho trattati come figli, però speculare sul Taranto questo non lo permetterò a nessuno, ognuno, dico ognuno, me per primo, che prende una decisione deve prendersi le proprie responsabilità e non buttare merda, perché questo non è giusto. Io dico, se un giocatore è stato bravo nella fase contrattuale e il procuratore è stato ancora più bravo, chapeau e complimenti, nella maniera più assoluta, perché c'è un contratto e i contratti vanno rispettati, però nessuno si permetta di dire che noi vogliamo fare cassa, che noi vogliamo vendere e che noi vogliamo fare, questo non lo permetterò a nessuno, a nessuno. Il Taranto andrà avanti, vanno via? Mi sento orgoglioso, vuol dire che ho reinventato altri giocatori che magari erano in una fase della propria carriera non ottimale, ma non mi succede solo quest'anno, mi succede spesso, quindi vuol dire che io sono bravo, che i giocatori sono stati dei fenomeni sotto l'aspetto dell'applicazione, dell'abnegazione e che la società ha dato tanto e che la città ha dato tanto, senza nessuna polemica. Il mio intervento è doveroso nel dire nessuno pensi che noi ci vogliamo indebolire, noi miglioreremo la squadra. Se poi abbiamo tanti giocatori richiesti, a questo noi ci fa piacere, però attenzione, noi abbiamo tanti giocatori che ce li richiedono, ma non abbiamo dato via nessuno, quindi abbiamo dimostrato forza. Se poi ci sono altre situazioni dove sono stati bravi, attenzione, dove sono stati bravi chi gestisce il giocatore, e lì non si può fare nulla, i contratti vanno rispettati. L'importante è che ognuno si assume le proprie responsabilità. Quindi la notizia è che il Taranto non sta smantellando, anzi rilancia. Il Taranto rilancia. Rilancia avendo preso un giocatore forte, mi assumo la responsabilità, De Marchi, avendo preso quasi sicuramente Miceli, un giocatore che
è arrivato secondo con me a San Benedetto del Tronto, dove conosco prima l'uomo e poi il giocatore, e in queste ore stiamo chiudendo uno dei giocatori, secondo me, più forti in assoluto della categoria. Che ruolo? No, questo non lo dico. Il ruolo soltanto? Non lo dico. Mentre a proposito di un Taranto che vuole rilanciare, io anche oggi ho visto Falco, e tra l'altro lo stai provando sugli esterni, cioè state facendo un lavoro tattico, c'è un'ipotesi anche se remota che possa rimanere in maglia rosso-blu per questa seconda parte della stagione? Allora, Falco, uno, è un ragazzo meraviglioso, due, Tarantino si sta allenando con noi. Se tu mi dici per prendere Falco che farei, sarei disposto per il Taranto a togliermi 2 litri di sangue anche in questo momento e prendere Falco. Al momento Falco è un sogno irraggiungibile, però nella vita mai dire mai, non so se rendo l'idea. Falco l'hanno chiamato qualche squadra importantissima di C e lui davanti a me ha detto in C vado solo a Taranto anche gratis ma non in C. Per me Falco merita la A, in B è letteralmente sprecato, però mai dire mai, chi smette di sognare, caro Gianni, ha smesso di vivere. E perché non dovrei sognare di portare Falco a Taranto? Potrei rimanere nella storia per aver fatto questo, no? E perché non dovrei sognare all'ultimo momento di portare Falco? È impossibile. È come portare un giocatore, però, mai dire mai, è impossibile, lo so, però chi smette di sognare vuol dire che ha smesso di vivere.